Ciao a tutti ragazzi, questo video è un po' improvvisato, infatti mi vedete già in versione nonna belarda perché ho già cenato e sono già in modalità relax. Allora, quando io faccio di solito le recensioni sulle serie TV, prendo degli appunti in modo tale da essere abbastanza organica nell'argomentare i vari punti, specie quando si tratta di singoli episodi, ma anche quando ho recensito, diciamo, intere stagioni. In questo caso, però, parlerò un po' a braccio, perché si tratta di una serie che ho visto negli scorsi giorni, così per staccare un po', non avevo in mente di recensirla, infatti non ho preso mai nessun appunto durante la visione, però man mano che andavo avanti mi prendeva così tanto che mi sono detta perché non parlarne? Mi sento assolutamente di consigliarla a tutte le persone che mi seguono. Di che serie si tratta? Si tratta di One Day at a Time, tradotta giorno per giorno, che è una serie che Netflix ha pubblicato all'inizio di gennaio, se non erro il 6, il giorno della Befana. E si tratta del reboot di una serie anni 70-80, anche se a parte qualche dettaglio, in realtà le cose sono un bel po' diverse. Il protagonista di questa serie è una famiglia cubana assolutamente spassosissima. Abbiamo Penelope, che è una 38enne infermiera, che ha servito anche nell'esercito ed è stata in missione a Kabul. E poi abbiamo da un lato sua madre Lidia, che è una settantenne esilarante, la quindicenne Elena e il dodicenne Alex. In teoria questa serie è una comedy, dico in teoria perché fa veramente morire dal ridere in un sacco di momenti, però tratta sia con leggerezza che in maniera più seria, di fatto, dei temi importantissimi e quindi sono anche tanti i momenti in cui le lacrime scendono veramente copiose. Infatti la nostra protagonista, come vi dicevo, ha fatto parte dell'esercito e questo ha fatto sì che il suo matrimonio finisse perché anche il marito era un soldato e le brutture che ha visto in guerra l'hanno devastato, al punto di iniziare a bere, da diventare quasi un pericolo per la sua famiglia. E quindi Penelope a un certo punto prende i suoi figli e torna a vivere dalla madre. Non è solo questo il tema che viene trattato, perché nel corso degli episodi si parla di temi quali il sessismo, la difesa e l'orgoglio delle proprie origini, l'omosessualità e tanti altri temi super interessanti e importanti. A questi quattro personaggi poi si vanno ad aggiungere Schneider, che è il loro padrone di casa, ma di fatto è uno di famiglia perché è un uomo benestante ma di fatto molto solo e quindi ha adottato questa famiglia, o meglio si impone all'interno di questo nucleo familiare perché è sempre a casa loro. E poi abbiamo i colleghi di Penelope, il suo capo che è il dottore dello studio in cui le lavora, un suo collega infermiere e la segretaria. Questa serie ha uno stile assolutamente favoloso perché, come dicevo, unisce al meglio comedy e drama. Il cast è strepitoso, dai più grandi ai più piccoli, e su tutti svetta la meravigliosa Rita Moreno, attrice pluripremiata, che interpreta questa nonna cubana spassosissima che passa le giornate a ballare per casa, che su tanti argomenti è molto antica, come è normale che sia, ma che ama così tanto la sua famiglia da passare sempre anche alle cose a cui lei è contraria. È divertentissimo vedere il modo in cui quotidianamente queste tre generazioni vanno ad interagire, scontrandosi ma poi trovando sempre il punto d'incontro. Per come ve l'ho descritta così frettolosamente, potrebbe sembrare una serie che non vale la pena di iniziare. Però vi assicuro che non è così. Io l'ho iniziata con pochissime pretese, giusto per ridere un po', per staccare dalle serie che stavo guardando, ma me ne sono follemente innamorata, al punto da sperare che ci sia al più presto una seconda stagione, perché già tante cose sono successe, ma io già mi sono fatta i miei film mentali e voglio vederne altre. Quindi sono curiosissima e spero davvero che venga rinnovata. Guardatela, datele una chance. Sono sicura che vi piacerà sin dal primo episodio, ma andando avanti la merite sempre di più. Io l'ho vista in 2 o 3 giorni e arrivata alla fine dell'ultimo episodio, sono 13, da mezz'ora l'uno più o meno, ero in lacrime, sia perché stava finendo, sia per come finisce, perché finisce in un modo che veramente ti prende il cuore e te lo stritola in mille pezzi, ma ti dà anche mille emozioni positive. Quindi non so che altro dire. Se l'avete già visto, fatemi sapere se vi è piaciuto, e se non l'avete visto, correte a vederlo e fatemi sapere cosa ne pensate. Io per adesso mi fermo qui, vi do appuntamento al prossimo video. Come vi ho promesso, recensirò presto DOA. Devo ancora iniziare a vederla, però appena possibile lo farò, e in questo caso prenderò qualche appunto per fare una recensione un po' più organica e omogenea. Intanto vi lascio nell'info box tutti i link ai miei social, e se non l'avete ancora fatto e vi va, vi invito a iscrivervi al canale. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!